Benvenuti sul canale di Uncinetto in un clic. Nel video tutorial di oggi vi mostrerò come realizzare la canotta modello 29 della nostra collezione che vedete sulla bambola. Ha questa forma a campana data dalla sovrapposizione di queste balze doppie arricciate e poi una semplice spallina a filo. Dietro si chiude con due laccetti. Nella descrizione del video e al termine del tutorial vi verranno dati i suggerimenti per completare l'outfit della bambola e quindi i link ai tutorial utili per realizzare per esempio il pantalone che vedete sulla bambola. Buona visione e buon lavoro! Per realizzare la canotta ho impiegato 13 grammi di filato. Oggi eh, replicherò con voi il modellino originale utilizzando lo stesso tipo di filato, un cotone 100% in colore variegato, eh, l'etichetta con le specifiche è questa, il numero è il 2, lavorato eh, con un uncinetto la misura consigliata è il 2 e mezzo e il 3 e mezzo io utilizzo come misura il 2 e mezzo. E questo è tutto ciò che eh, occorrerà. A parte tenere eh, a portata di mano anche una forbice, non ci sono applicazioni da fare, tutto un lavoro eh, all'uncinetto. Un lavoro che viene eseguito in eh, soli due step, lo step 1 è eh, quello principale dove andiamo a fare in pratica eh, la canotta vera e propria in tutte quante le sue parti, eccetto eh, i due laccetti dietro che per chiudere lo spacchetto sulla schiena, che verranno appunto realizzati nello step di rifinitura che è lo step 2. Infine la direzione del lavoro è questa dall'alto, cioè dallo scollo verso il basso, e eh, esattamente il nostro punto di partenza, che adesso sul modellino di riferimento è un po' nascosto dalle rifiniture finali, è questo qui. Allora, cominceremo a fare la fila di punti che è qui su questo giro collo e che come vedete include anche le due spalline e che comprendono un totale da qui fino a qui di 34 punti quindi abbiamo il lavoro facendo un cappietto e poi mettendo su una catenella che comprende appunto questi 34 punti, 5-6, vado avanti e realizzo eh, appunto l'intera catenella. Allora, nel primo giro, eh, che cosa dovrò andare a fare? Allora, intanto lavorerò delle maglie alte. Allora, riprendo il modellino di riferimento così ve lo faccio vedere meglio. Eh, esattamente nella direzione di lavoro, allora come vedete inizieremo a lavorare un totale di 5 maglie alte che sono quelle che cadono nella prima metà dietro e così concluderemo il lavoro con 5 maglie alte eh, lavorando la seconda metà dietro sin dal primo giro. Andiamo a eh, definire vedete lo spazio maniche saltando la spallina che comprende un numero totale di 7 punti base li saltiamo con 3 catenelle libere sia di qui che chiaramente dall'altra parte e lavoriamo poi i punti che rimangono che sono 10 sul davanti sempre con 10 maglie alte allora si inizia dalla prima metà dietro, dicevo 5 maglie alte, la prima viene sostituita dalle 3 catenelle con cui si tira su il lavoro e che cade eh, su questo punto qua, l'ultimo della catenella iniziale che adesso diventa il quarto, rientriamo nel quinto e lavoriamo la nostra seconda maglia alta. Poi nel sesto e lavoriamo la nostra terza maglia alta e eh, terminiamo appunto con le altre due maglie alte. In questo modo qui abbiamo appunto completato la prima metà della schiena. Come già vi anticipavo, adesso si tratta di fare 3 catenelle e di andare a saltare 1, 2 e 3. Eh, 4 5 6 7 punti base quindi si deve rientrare nell'ottavo che poi è il primo dei 10 punti eh, che stanno sul davanti. Ecco come vedete abbiamo lasciato in sospeso la nostra spallina e ricavato lo spazio della manica. Ecco adesso completiamo la parte davanti, la prima maglia alta è stata lavorata, lavoriamo i nove punti successivi con altre nove maglie alte in questa maniera qui, poi terminiamo il giro così come l'abbiamo iniziato. Eh, chiaramente adesso dobbiamo andare a. Eh, Ricavare il secondo spazio maniche, quindi come vedete ho lavorato 3 catenelle libere, dopodiché andò, andrò a rientrare nel 1, 2, 3, 4, quintultimo punto, lavorando quindi la prima maglia alta della seconda metà dietro che sta sulla schiena e chiaramente controllerò di aver fatto eh, la seconda spallina anche questa con 7 punti 1 2 3 4 5 6 e 7 che li ho saltati allora completo con le altre 4 maglie alte la seconda metà dietro e il giro è concluso qua eh, il risultato alla fine del primo giro allora adesso andremo a fare il secondo giro lavorando sempre a lavoro aperto quindi tiriamo su il lavoro da questo punto e torniamo indietro allora quello che dobbiamo andare a fare a lavorare le cinque maglie alte di ciascuna metà dietro così come le troviamo è la stessa cosa per quel che riguarda le 10 maglie davanti però Dovremo andare a mettere su queste 3 catenelle libere che abbiamo creato sotto ciascuno spazio manica 3 eh, maglie alte per un totale di 6 maglie aggiuntive. Allora, intanto tiriamo su il lavoro di 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta della prima metà dietro, poi lavoriamo le altre 4. In questo modo, poi a questo punto vado ad inserire su ciascuna catenella una maglia alta. Quindi vado, ecco scusate, a lavorare in questo modo lo spazio sotto la manica che va chiaramente riempito. Come proseguo il giro lavorando le 10 maglie alte della parte davanti poi vado ad inserire su queste 3 catenelle qui altre 3 maglie alte lavoro poi le 5 maglie alte della seconda metà dietro e anche il secondo giro è concluso in questa maniera qui allora adesso riprendo in mano il modellino di riferimento per fare vedere come proseguiremo. Allora, per completare la canotta mancano 8 eh, giri, tre della prima balza. 3 della seconda balza e 2 della balza finale. Eh, questa canotta infatti, vedete, è costituita da eh, 3 balze arricciate. Eh, ad ogni balza noi andiamo oltretutto ad allargare il lavoro di 6 punti in maniera tale da ottenere questa svasatura. Vi spiego poi velocemente come andremo a fare eh, ciascuna balza, cioè in che cosa consistono i tre giri della prima e della seconda, i due giri dell'ultima, che poi è la spiegazione di come ottenere, vedete, questo effetto, questa arricciatura delle. Balze sovrapposte, allora il primo giro di ogni balza si lavora in costa dietro ed è un giro eh, dove noi sostanzialmente andiamo eh, ad aumentare eh, con degli aumenti semplici punto per punto eccetto che in sei di questi punti dove andiamo a fare un aumento doppio perché abbiamo bisogno della progressione di cui vi parlavo prima poi la ricciatura di questo tipo si ottiene quando nel secondo giro che vedete è lavorato normalmente non in costa, noi andiamo a sostituire alle, eh, agli aumenti semplici che abbiamo fatto nel giro precedente delle dimensioni. Infine, nel giro 3 per poter consolidare la ricciatura andremo a fare eh, un giro di maglie bassissime in costa dietro. Che appunto serve anche a mettere in evidenza questa fila di punti e quindi a staccare una balza dall'altra. Allora, la seconda balza è anche questa fatta dai tre giri che vi ho appena descritto, eh, esattamente con lo stesso tipo di tecnica. Eh, la balza 2 invece dai, eh, è fatta soltanto dai primi due giri, il terzo lo saltiamo per eh, non avere un effetto a palloncino e lasciare quindi la canotta larga qui in fondo invece che eh, restringersi, ok? Allora, andiamo a mettere in pratica adesso quanto vi ho appena spiegato eh, realizzando il primo giro della prima balza che poi è il giro 3 del nostro lavoro. Continuiamo a lavorare a lavoro aperto. Allora, noi qui adesso abbiamo eh, 26 punti base. Eh, allora di questi 26 punti primo e ultimo lo andiamo comunque a lavorare come maglia alta semplice questo ehm, sia in questo giro che anche nel successivo mentre invece dopo il primo punto e prima chiaramente di arrivare alla fine alla fine scusate andremo a a, uh, ripetere per sei volte un modulo molto semplice che comprende tre aumenti semplici quindi due maglie alte per ciascuno dei tre punti e nel quarto punto invece un aumento doppio, tre maglie alte. Allora iniziamo insieme il lavoro quindi abbiamo detto il primo punto va lavorato come maglia alta, semplice maglia alta che è sostituita dalle 3 catenelle con cui tiro su il lavoro, dopodiché, attenzione, ricordatevi che dobbiamo lavorare eh, in costa dietro. Quindi, vedete, Qui abbiamo uh, le nostre catenelle base, ciascuna con due punti. Allora, quando si lavora in costa dietro, dobbiamo andare a prendere con l'uncinetto solo il punto dietro di questa catenella, lasciando in rilievo quello davanti. Allora, eh, andiamo a fare il primo modulo sui primi quattro punti. Allora, vi dicevo che... Sui primi tre dobbiamo andare a fare un aumento semplice, quindi mettere per ciascun punto due maglie alte come ho fatto adesso io col primo e andrò avanti facendo la stessa cosa anche con il secondo e con il terzo, sempre lavorando come vedete in costa dietro. Bene, in questa maniera qua. Vedete, ho realizzato i miei primi tre aumenti semplici sul quarto punto invece ne vado a fare uno doppio e cioè invece di mettere soltanto due maglie alte ne vado a mettere tre il terzo punto dei sei moduli è quello che poi mi darà l'opportunità di ampliare nel primo giro di ciascuna balza il lavoro di sei punti base per eh, creare la svasatura che vi facevo vedere prima. Allora, adesso si tratta di andare a ripetere per altre cinque volte questo modulo. Qua, ripeto, tre aumenti semplici e uno doppio, facendo in questo modo noi arriviamo a lavorare eh, fino a qui il penultimo punto, ci mancherà l'ultimo, cioè eh, la catenella con cui abbiamo iniziato il giro precedente, questo lo dobbiamo andare a lavorare come maglia alta semplice. Ci troviamo a quel punto del giro. Ecco come vedete, alla fine del giro. Io avrò ottenuto questa eh, balza. Questo che per il momento, appunto, è un volant, eh, il giro si conclude. Andando ad unire l'ultima maglia alta che noi abbiamo fatto con la prima del giro, cioè rientriamo nella terza delle 3 catenelle iniziali e andiamo ad unire con maglia bassissime. Questo è un passaggio che faremo eh, anche in, negli altri giri successivi perché da qui in poi andiamo a lavorare in tondo. Nel giro successivo che è il nostro giro 4, il secondo della balza. Allora, innanzitutto vi ricordo, noi dobbiamo andare a lavorare normalmente, quindi andiamo a prendere i due punti di ciascuna catenella, poi dobbiamo andare a realizzare la ricciatura all'interno della balza stessa e vi dicevo che questo si fa eh, con una tecnica molto semplice, cioè andando a ad eseguire una diminuzione su tutti gli aumenti che abbiamo fatto nel giro precedente, prendo eh, uno dei moduli e vi ricordo che comprende quattro eh, eh, aumenti. Allora andiamo a fare una diminuzione in maglia alta sempre sul primo, una diminuzione sul secondo, una diminuzione sul terzo. Ottenendo eh, da questi sei punti 3 e sul quarto aumento andiamo a fare sui primi due punti una diminuzione in maglia eh, alta, una diminuzione semplice, lasciando invece l'ultimo punto come maglia alta semplice. Ok, quindi la prima cosa da fare: allora io vi ricordo sempre che. All'inizio e alla fine del giro abbiamo i due punti che abbiamo lavorato come maglie alte, semplice, continuiamo a lavorarle in questo modo anche nei giri successivi. Cioè nel 2, quindi tiro su il lavoro di 3 catenelle e ho fatto la mia prima maglia alta. Ho lavorato questo primo punto e poi sono pronta. Ad andare a fare eh, la mia prima diminuzione sul, sull'aumento fatto nel giro precedente ok quindi in questo modo ecco adesso sto eseguendo la seconda diminuzione io vado a riportare ritorno in pratica ai punti base che avevo all'inizio del Giro 3, quindi quando ho iniziato a fare la balza, ecco, vedete, sono arrivato sull'aumento sull doppio, qui eseguo la prima diminuzione eh, in maglia alta e poi però lavoro una maglia alta semplice siccome questa cosa qui vado a farla per Ciascuno dei sei moduli lavorati nel giro precedente, allora dicevo: io non soltanto riporto i punti al numero che avevo quando sono partita a fare la balza ma ne aumento di 6. Ok. Quindi, adesso andiamo avanti così a ripetere il modulo che vi ho mostrato per altre cinque volte. Allora, io adesso sto eseguendo, come vedete, le diminuzioni in maglia alta senza soffermarmi sulla tecnica per fare queste diminuzioni, però vi do il link al tutorial che è dedicato alle diminuzioni con i vari punti così eh, se non conoscete la tecnica potete andare a eh, impararla eh, con quel tutorial quindi lavoro dicevo gli altri 5 moduli mi ritroverò poi sul penultimo punto vedete quindi quando arrivo qua faccio su questi tre punti, sui primi due la diminuzione, lavoro l'ultimo come maglia alta singola, mi mancherà da lavorare poi l'ultima maglia alta che era una maglia alta singola e la unirò con maglia bassissima alla terza delle catenelle iniziali e ci troviamo a quel punto del giro. Ecco, mi raccomando, lavorate normalmente, non in costa. Allora, arrivati a questo punto qua alla fine del giro 4, noi abbiamo come numero totale di punti base. Allora, i 26 che avevamo alla fine del giro 2 più 6 che fanno 32, questi 32 punti adesso dobbiamo andarli a lavorare tutti con maglie bassissime in costa dietro. Allora, il primo punto eh, lo lavoro eh, tirando su eh, il lavoro di una catenella, dopodiché vedete rientro nel punto successivo, allora, lavorando in costa dietro, quindi prendo soltanto il punto dietro della catenella e lavoro con maglia bassissima. Allora, vi dicevo che questo giro serve. Eh, un po è un giro di rifinitura che serve per consolidare la ricciatura che noi abbiamo creato con i primi due giri della base allora in particolar modo vi farei notare che per effetto delle diminuzioni eseguite nel giro precedente adesso ci troviamo con questi punti base abbastanza eh, grossi allora come vedete in questo giro io riporto i punti base ad una eh, grandezza diciamo così normale per la mia mano e questo determina un restringimento ulteriore del lavoro ok in questo modo la ricciatura si consolida allora quando arriveremo a lavorare l'ultimo punto ricordiamoci di rientrare nella prima catenella con maglia bassissima e abbiamo completato il giro che è il giro numero 5 del nostro progetto ed ecco al termine eh, del giro 5 come si presenta il nostro progetto. Vedete, la prima balza è terminata e già si nota appunto questa arricciatura. Allora, come vi anticipavo, quando vi ho eh, appunto spiegato come avevo realizzato il modellino di riferimento per fare la seconda e la terza balza, noi dobbiamo applicare esattamente la tecnica messa in atto per fare la prima. È soltanto chiaramente considerato che abbiamo un numero di punti base differente, quindi vi darò adesso delle indicazioni ehm, che eh, potete vedere eh, scritte in sovraimpressione per che potete seguire per fare eh, le due balze successive e completare quindi ehm, autonomamente il primo step. Allora con i giri 6, 7, 8 andiamo a fare la seconda balza. Vi ricordo che nel primo giro della balza corrispondente al 6 noi dobbiamo andare a lavorare in costa dietro, così come nel giro 8 che è l'ultimo. Allora eh, dobbiamo andare a lavorare le, delle 32 maglie che adesso abbiamo, la prima e ultima come maglia alta singola, e invece dobbiamo andare a ripetere. Eh, tra la prima e l'ultima maglia per sei volte un modulo fatto di quattro aumenti semplici più un aumento doppio nel giro 7 dove andiamo a lavorare normalmente eh, oltre a lavorare come al solito prima e ultima maglia del giro come eh, maglia singola dobbiamo andare a ripetere per sei volte un modulo dove faremo 5 diminuzioni maglia alta più una maglia alta semplice eh, corrispondente appunto alla terza maglia eh, dell'aumento doppio del giro precedente otterremo eh, 38 punti in totale che nel giro 8 vi ricordo si lavora in costa dietro dobbiamo andare a lavorare tutti come maglie bassissime eh, vi leggo anche le indicazioni per fare l'ultima balza la balza 3 in soli due giri 9 e 10 nel 9 lavoriamo in costa dietro, allora prima e ultima maglia le andiamo a lavorare come maglie alte semplici, poi invece in mezzo andiamo a ripetere il modulo fatto di 5 aumenti eh, semplici più un aumento doppio per 6 volte. Ehm, nel giro dietro lavoriamo normalmente eh, prima. E ultima maglia la lavoriamo come maglia alta, semplice e mettiamo nel mezzo per 6 volte un modulo fatto di 6 diminuzioni in maglia alta più una maglia alta semplice, ottenendo un totale di 44 punti allora come vi dicevo poi già eh, non facciamo il giro di consolidamento della ricciatura perché in questo modo il lavoro tenderebbe ad arricciarsi, allora io invece preferisco che la canotta rimanga bella larga in fondo. Comunque, se voi volete eh, ottenere un effetto diverso, non vi resta altro che aggiungere, per esempio, il giro undicesimo lavorando le 44 maglie ottenute eh, come maglie bassissime in costa dietro. Comunque ci troviamo quando abbiamo terminato il giro 10, a quel punto possiamo eh, tagliare il filo e chiudere il lavoro. Ecco, vedete in questa maniera qui, io sto appunto chiudendo il lavoro al termine del decimo giro. Andrò poi a eh, nascondere questa coda sul rovescio del lavoro sotto qualche punto con l'aiuto dell'uncinetto e questo primo step sarà concluso. Ed ecco quindi come si presenta il nostro modellino alla fine del primo step. La canotta è pressoché completa, vedete, gli abbiamo dato questa forma a campana. Eh, sovrapponendo le tre balze arricciate, allora l'unica cosa che manca, punto, se prendo in mano il modellino di riferimento e vedo come ho chiuso lo spacchetto dietro, allora è quello appunto di creare i due lacetti che vanno inseriti qui. In alto sullo spacchetto e di rifinire lo spacchetto stesso, vedete, con un giro di maglie bassissime che serve appunto anche a collegare il lavoro. E dovremo anche andare a nascondere la coda eh, dell'avvio del nostro progetto. Allora, per fare questa rifinitura nello step 2 molto semplice, inizieremo per prima cosa a realizzare questo laccetto che è una catenella da 15 punti andremo ad inserirla qui nella parte, vedete, eh, in alto a destra dello spacchetto, poi lavoreremo tutta quanta questa V, diciamo, dello spacchetto con maglie bassissime, ci metteremo nei punti che troveremo a disposizione e una volta arrivate in fondo, andremo a realizzare anche il secondo laccetto quindi 15 catenelle libere. Eh, in parte, vedete, io le ho lavorate col filo doppio per poter nascondere anche la coda eh, dell'avvio. Allora, mettiamo in pratica quanto ho appena spiegato. Quindi, per prima cosa, andiamo a fare il primo laccetto. Quindi. Eh, faccio il capietto e poi metto su eh, 15 catenelle in questa maniera dopodiché tenendo il filo sulla mia destra allora riprendo il modellino rientro qui in alto vedete mi metto esattamente in questo punto e vado a Unire il mio laccetto con il modellino semplicemente con una maglia bassissima, in questo modo dopodiché continuando a lavorare in questa direzione, vedete vado a mettermi eh, nei punti che trovo disponibili della V dello spacchetto e li lavoro sempre con maglia bassissima. Questo serve anche a rifinire i bordi dello spacchetto sulla schiena della canotta. Allora, andrò avanti così su tutta quanta la V e quando sarò arrivata in fondo, allora si tratterà di inserirmi nell'ultimo punto in questo modo, poi lavorando col filo doppio andare a realizzare la catenella da 15 2 3 4 che serve in pratica per fare il secondo nastrino a quel punto potrò tagliare il filo e chiudere il lavoro ecco nonché ad accorciare queste code iniziali e finali dei due nastrini ecco se preferisco e quindi anche questa rifinitura sarà fatta bene. Prima di salutarci, come al solito, qualche consiglio per completare l'outfit della bambola. Allora, questa canotta. Io eh, la vedrei bene con un pantalone lungo e in particolar modo vi propongo eh, il nostro eh, modello base di pantalone che è il modello 4, rifinito, vedete, mh, con questa variante qui eh, in un colore nell'ultimo giro che riprende. Eh, esattamente il filo utilizzato per fare la canotta in maniera tale che venga fuori, appunto, questo completino molto grazioso. Allora, se volete realizzare questo pantalone vi do il link al tutorial questo qui è il modello 4 variante ehm, il link appunto sta passando adesso in sovrappressione potete cliccare direttamente qui e continuare il vostro lavoro aggiungendo anche i pantaloni alla canotta bene io vi ringrazio moltissimo per la vostra attenzione spero che questo progetto eh, sia stato di vostro gradimento ecco vi invito a farci sapere anche con commenti che cosa ne pensate e vi do appuntamento per i prossimi tutorial e i prossimi modellini grazie e arrivederci